Sembrava ormai una fiammella spenta quella del terzo mandato a Flavio Tosi, una fiammella da derubricare a chiacchiera politico-giornalistica, magari autoreferenziale. Ma oggi, durante l'inaugurazione del rinnovato Lungadige San Giorgio, raggiunto ai nostri microfoni, ci ha pensato lo stesso Tosi a rilanciare. Tempi tecnici volendo ci sono, è una questione di volontà politica. Abbiamo visto che all'interno della politica romana e del governo in particolare della maggioranza ci sono delle tensioni. Noi speriamo in un atto di democrazia. Democrazia diretta, migliore che ci sia, perché rispetto ad altri sistemi dove si viene nominati dai partiti o dove si viene eletti indirettamente, la scelta del sindaco è il modo più bello e democratico che ci possa essere. È un atto di volontà politica, i tempi tecnici volendo ci sono, dipende se c'è la volontà. Volontà politica che tuttavia dal governo Gentiloni e dall'area renziana del PD sembra non esserci. Nei giorni scorsi, infatti, Alessia Rotta, deputata vicina a Renzi, è intervenuta con decisione sulla questione con un post su Facebook. Il terzo mandato non esiste, ha scritto l'esponente Dem. Non solo nel testo del decreto sugli enti locali non c'è una parola al riguardo, ma il tempo è largamente scaduto. Tattica politica, dunque, quella di Tosi o reale speranza, il sindaco comunque ha confermato di avere un piano B. Noi abbiamo una squadra di amministratori, appunto da 10 anni guidiamo la città e quindi sappiamo anche di poter avere delle proposte che siano all'altezza della buona amministrazione che ha contraddistinto questi 10 anni di sindaco Tosi.